Good morning social, è da un po' che non ci vediamo. Ovviamente ho cercato un po' di fare una settimana di vacanza, anche se propriamente non è stata, perché come avete visto ho comunque scritto qualche articolo, purtroppo sono uno stacanovista, non c'è niente da fare. Veniamo a noi, in questo video voglio parlarvi di diffamazione, di social e di come per l'ennesima volta gli utenti, le persone, i cittadini non sono capaci di comprendere che un reato come appunto quello della diffamazione diciamo, non è propriamente disconnesso da internet. Sulla mia pagina Facebook e su Twitter ho posto una domanda agli utenti che recita in questa maniera. Domanda: una persona condivide pubblicamente la foto di una persona nuda, associandola a voi e scatenando commenti orrendi. Come reagireste? Bene, vado a vedere un po' alcuni commenti pubblicati dagli utenti. Per esempio, Elena scrive: denuncia per diffamazione, semplice, lineare. Vabbè, poi c'è chi dice appunto come Fabio, lo trovo e lo distruggo, ma è un po' esagerato, andiamo avanti. Dilberto denuncia la postale. Franco denuncia tutta la procura di Sanremo dove sono super protetto da poteri conniventi. Poi ne parleremo più avanti del caro amico Vlacianò. Vediamo un po' ancora, faccio gli screenshot dell'immagine, scrive Marco, e di tutti i commenti, scrivo un esposto, spendo 2,50 euro di raccomandata per la Procura della Repubblica più vicina, poi segnalo l'immagine a Facebook che essendo nudo lo cancellerai in 2 secondi. Poi vado a cercarmi uno per uno i commentatori e gli mostro la copia della denuncia, non sarebbe male questa cosa. Possiamo andare avanti, veramente ci sono stati parecchi commenti, però è stata una bella discussione. Ecco, Jonathan, mi ci pago il mutuo. Non sarebbe neanche una cattiva idea a questo punto. Vabbè, Fausto, agire per le vie legali e così via. Insomma, stiamo parlando comunque di reazioni che sono normalissime, in cui ovviamente, ragazzi, in questo caso si tratta di una diffamazione chiara, bella e buona, chiaramente. Bene, il caso in esame. Diciamo che questa domanda l'ho posta per introdurvi a questo argomento. Adesso vi faccio vedere questa immagine, ovviamente censurata, perché ovviamente non posso far vedere nel video un'immagine chiaramente di nudo. Questo post è stato pubblicato da un certo Roberto Murgia. Allora, non mi interessa chi è, non mi interessa cosa fa, non mi interessa se ha fatto politica, non mi interessa niente, è un cittadino. Un cittadino, come tutti i cittadini, sono uguali di fronte alla legge. Non è farina del suo sacco, perché questa immagine comunque circola già da diverso tempo, ma il fatto che comunque la condivida già è un errore, è un grosso errore. Non è che siccome l'hanno condivisa in milioni di persone, di conseguenza tu sei intoccabile. No, assolutamente non è così. Vediamo un po'. Già si presenta un grosso errore già dall'inizio. In alto a sinistra leggiamo: Ministro Boldrini nuda. Prima di tutto non è un ministro, è il presidente della Camera dei Deputati, ci sono delle differenze enormi tra una e l'altra carica. Quindi, ministro Boldrini nuda 20 anni fa, spiaggia nudisti in Francia, il troiaio non ha fine. E poi sulla destra troviamo le foto della presidente della Camera, Laura Boldrini, con scritto bocca, mento, orecchie, a sventola uguali. Naso ritoccato, rinoplastica. Allora, signori, intanto la donna sulla sinistra, nuda, non è Laura Boldrini. Questa è una foto che circola in diversi siti. Basta fare una ricerca abbastanza semplice con Google. Ci sono dei siti che hanno pubblicato diverse foto di questa spiaggia nudista con altre persone, eccetera. Ma signori, non è Laura Boldrini questa. Non lo è per niente. Ricordo che anche c'è stato già un caso in cui una fake, diciamo, non realistica della presidente Boldrini ci sia dato di mezzo anche un giornalista a livello penale da questo punto di vista. E c'ha perfettamente ragione, perché se tu ti prendi la responsabilità di pubblicare in maniera pubblica, perché questo post che ha pubblicato questo tal Roberto Mungia è pubblico, quindi tutti lo possono vedere e i commenti ci sono, e sono dei commenti pesanti, sono orrendi. Vi piacerebbe, adesso lasciate stare che sia la presidente della Camera, può starvi simpatica oppure no, vi piacerebbe essere al suo posto? Leggiamo giusto qualche commento di questo post. Vediamo, vabbè, uno mi fai schifo, ecco perché tutti questi africani se ne intende di pistolini. Infogliata, scrive Bernardette, cioè, Madonna, cioè, veramente sono delle cose.
Vai a sexy shop, non rovinare la nazione di famiglie per bene. Poi c'è un certo Giovanni che fa vedere la foto di un calippo di colore nero, ovviamente con un simbolo fallico, insomma, capite, mi capite benissimo di cosa riferisco. Scopri anche tu il nuovo gusto Africa. Luciano Sardella, la voglio inculare. Poi interessante il commento di un certo Franco Luciano Perciante. Mi dico perché è interessante, perché dice: la foto è mia. L'ho postata un sacco di volte e mi hanno fernato, quindi occhio alla tastiera. Ogni volta un mese. Interessante sapere questa cosa. Sei tu l'autore di questa immagine? Sei tu l'autore di questa immagine che viene diffusa da anni sui social, sui vari siti internet? Sarebbe interessante scoprirlo. Poi continua di nuovo ancora. Mi fu regalata da un reporter francese 5 anni fa. Proveniva dal Cap Dali, dove esiste un posto per nudisti chiamato Diamine des Piselers. Io non so il francese, scusatemi, ma rendetevi conto che sta mettendo completamente. Purtroppo noto che quando vengono diffuse queste immagini c'è una sorta di voglia di condivisione, viene fuori una sorta di proprio una condivisione compulsiva con rabbia e tutto. Il problema è che hai fatto una pessima figura. Fate una pessima figura e allo stesso tempo compiete reato, perché voi state diventando di conseguenza dei complici di un atto diffamatorio. Ognuno di voi che diffonde queste immagini, che diffonde queste diceria nei confronti di una persona, che sia il presidente della Camera o la casalinga di Voghera, qualsiasi persona, si tratta di diffamazione, è un reato in questo paese. Non lo so se pagherete le conseguenze per questo. Fossi stato io, vi avrei denunciati. In questa cosa non sono io, le persone dirette interessate vedranno cosa fare. Con questo è tutto, io vi lascio un appuntamento al prossimo video. Vi ricordo che potete seguirmi attraverso la mia pagina Facebook, Twitter, Telegram e ovviamente nel mio canale YouTube, in cui vi invito a iscrivervi e a cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei video.